abbiamo determinato col metodo dei momenti. Dice, beh, siamo a posto, che perché dovrei fare dell'altro, ma io sono tipo rompo un po' le scatole, dico, beh, ma non è che magari applichiamo un altro metodo e questi dati, siccome poi non ne neanche tanti, mi danno dei valori completamente differenti di A e B, dove ottengo delle differenze, poi magari da questa distribuzione, chi lo sa, qualcuno prende delle decisioni su delle opere, su altre cose che devono essere costruite, che hanno a che fare con la vita di persone e così via. Cioè, allora dico, beh, proviamo un secondo criterio di ottimo, questo si chiama criterio della massima verosimiglianza. O maximum likelihood. In questo caso, quello che io vado a cercare non è tanto la probabilità di un singolo evento, ma almeno in principio la probabilità. Io dico, ho una serie temporale, che la sequenza di dati H1, HN si chiama serie temporale. Time series in inglese, che è plurale sempre in inglese, anche in inglese. Io quindi mi chiedo la probabilità congiunta di ottenere H1 ed HN. Questa probabilità in realtà dipende anche dai parametri A e B. A ben vedere questa probabilità è condizionata ai parametri A e B. Se io penso per esempio di assegnare i parametri A e B e la probabilità di aver ottenuto una certa serie, supponiamo, cioè se io assegno i parametri A e B vuol dire che ho fissato i parametri A e B. A questo punto metto dentro l'espressione della probabilità congiunta, metto dentro i valori dei miei numeri H1, HN e ottengo la probabilità di ottenere questa serie. Nella sostanza il metodo della massima verosimiglianza consiste nel dire che io voglio massimizzare la probabilità della serie che ho ottenuto. Certo, quando parlo di probabilità congiunta non so proprio esattamente quello che dico. Nel senso che quando noi andiamo a specializzare la probabilità congiunta, considerando che qui operiamo in uno spazio metrico, H1, HN, non solo chissà qualcosa, non solo dei numeri, è una probabilità che si chiama anche multivariata, perché dipende da... è come se fosse rappresentato in uno spazio n-dimensionale. Non so, allora io so bene lavorare con le probabilità... con le probabilità unidimensionali, monovariate, perché per esempio abbiamo visto la curva di Gumbel è una curva univariata, la curva gaussiana che conosciamo è una curva univariata, addirittura la curva di Poisson che abbiamo visto, cioè la curva della distribuzione di Poisson discreta, ma anche quella è una distribuzione univariata. Qui avrei a che fare con una distribuzione multivariata che non saprei neanche da che parte cominciare per descriverla. Mi viene in soccorso una definizione della relativa, o meglio un teorema relativo alle probabilità, che mi dice che se assumo che i miei processi siano tra loro indipendenti, allora una probabilità congiunta si può esprimere come il prodotto delle probabilità dei singoli elementi. Ed è questo che è scritto in questa slide, cioè la probabilità congiunta è uguale alla produttoria per i che va da 1 ad n delle probabilità di ottenere ciascuna singola misura. È come se voi tutti lanciaste dei dadi, e io vi chiedessi la probabilità della serie temporale in questo caso non è temporale perché tutte la realizzazione, tutti lanciate contemporaneamente un dato, però io li posso mettere in sequenza, no? 50 dati, il vostro lancio di dadi, di un numero tra 1 a 6, e mi chiedo qual è la probabilità di ottenere questa serie. Beh, la probabilità di ottenere questa serie, se i vostri, se il lancio di ciascuno non è influenzato da quello dei vostri vicini, è esattamente il prodotto delle probabilità dei singoli.
Questo è un esempio un po' fuorviante perché è discreto, questa definizione nel campo continuo, ma vale ugualmente. Comunque la probabilità di ottenere la produttoria, il prodotto di ottenere gli A con I assegnati a e B. Non è però esattamente quello che io voglio ottenere, perché in realtà io non gli assegno A e B, cioè gli assegno solo nella seconda fase del processo, in cui una volta che li ho, poi mi vado a calcolare la probabilità degli H con I e mi serve per ottenere le curve di possibilità pluriometriche. In questa prima fase del processo, quello che a me serve è la probabilità di A e B. Se ragioniamo dal punto di vista dei concetti. Sulla slide che avete voi ho messo un'espressione molto più complicata, ma siccome qui l'importante non è la complicazione della formula matematica, ma la comprensione del concetto, è che io vado a cercare la probabilità di ottenere A e B. E se volete la mia versione della massima verosimiglianza è che io vado a cercare quali sono i valori di A e B più probabili avendo a disposizione la serie temporale che ho a disposizione, assumendo che la serie temporale che ho a disposizione naturalmente sia un campione rappresentativo del mio processo. Questa è un'ipotesi che rimane sempre dietro a tutte le cose che dico, cioè ho un campione, se il campione è troppo poco numeroso non è rappresentativo e quindi posso ottenere dei risultati molto fuorvianti. Beh, comunque mi viene in soccorso un teorema che si chiama teorema di Bayes, che sotto alcune condizioni mi dice che appunto la probabilità di A e B condizionata alla serie temporale è uguale, è proporzionale anzi alla la probabilità di H con I assegnati A e B, che sono una cosa diversa, sono due cose diverse se ci pensate bene, perché da una parte assegno le misure, dall'altra assegno i valori dei parametri. Ci voleva anche questo fischio. Beh, come faccio a calcolare se, che cos'è questa funzione di probabilità? Questa funzione di probabilità, per quanto complicata la cosa che possa sembrare in questo momento, questa funzione di probabilità è una funzione, la potete vedere come una funzione di A e B, comunque la giriate dal punto di vista concettuale. Quindi per trovarne i massimi, comunque la vogliate vedere nel modo tradizionale, quello che in qualche modo vi ho veicolato io, fate la derivata della funzione rispetto ad A e rispetto a B e ponete la derivata uguale a 0. In questo modo, non a caso, ottenete tante equazioni quante sono le incognite e dalla soluzione delle equazioni ottenete i valori di A e B desiderati. Detto in altro modo, supponete, questo potrebbe essere un esempio, la probabilità di A e B dei parametri potrebbe essere una curva, qui ho preso una curva a caso, non impressionatevi in modo particolare, ma per illustrare il fatto che io posso avere la probabilità dei parametri assegnata un certo insieme di misure, può essere, in questo caso se sono due parametri, una curva, e io vado a determinare dove si trovano i puntini rossi, in particolare a me interessa il puntino rosso più in alto, cioè il massimo per tutti i parametri. E se le equazioni, se la curva non è un piano, in questo caso, i massimi possono essere anche tanti, e quello sarebbe un caso un po' sfortunato, per dire la verità. Quindi vado a calcolare i massimi di PA e B, in realtà vado a calcolare i massimi di questa funzione che chiamo la funzione di verosimiglianza. Allora adesso per scadere nel patetico, cosa dico? Dico, beh, devo calcolare i massimi di quella funzione lì, di quella produttoria lì, a me fare i massimi di una serie di prodotti, magari con tanti termini, un po' mi dà fastidio. In passato allora
i nostri amici hanno sempre definito un'altra funzione, che è il logaritmo di quella funzione lì, e si chiama log verosimiglianza. Il logaritmo è una funzione monotona, e le funzioni monotone applicate ad altre funzioni hanno questa proprietà: cambiano il valore numerico della funzione, cioè il logaritmo, ma non cambiano la posizione dei punti estremali. Quindi i massimi della funzione logaritmo della verosimiglianza, ovvero i massimi della log verosimiglianza, sono nello stesso posto dove si trovano i massimi della verosimiglianza. In questo caso la produttoria si trasforma in una sommatoria, perché il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi. E allora uno può pensare che, applicando, invece di andare a trovare i massimi della funzione di verosimiglianza, vado a trovare i massimi della funzione della log verosimiglianza. Due equazioni non lineari, due incognite. Vediamo il nostro caso. La nostra P è la funzione di Gumbel. La nostra funzione densità come si ottiene? Beh, la funzione di Gumbel va derivata rispetto a x, in questo caso ho cambiato il nome della variabile per renderla in un modo in cui siete abituati a vederla nei corsi di calcolo. Mi dica. Ma nelle slide, nella probabilità di verosimiglianza, c'è un punto che equa tra i valori e i bit. Ho messo il punto. Sì, il vostro collega mi dice che qui ho messo un punto e virgola, invece si va a una barra verticale. Qui ci va una barra verticale, ok? Perché questo è il simbolo di probabilità condizionale. O condizionata. Allora, derivo quella funzione rispetto a x. Cosa è uguale? La derivata di un esponenziale è uguale alla funzione medesima, cioè quindi prendo la stessa funzione e la riscrivo come ho fatto lì nell'intervallo giallo. Poi devo moltiplicare tutto questo per la derivata dell'esponente. L'esponente è meno e alla meno x meno a diviso b, e questa è la derivata dell'esponente. Poi però anche questo è un esponenziale, è ancora una funzione di funzione, devo derivare di nuovo rispetto all'esponente, e questo mi dà b alla meno 1. Ho sorvolato un po' sui segni, ma i segni devono dare il numero positivo, perché questa cosa è sempre positiva. Quindi questa che vedete qui è l'espressione della densità di probabilità. E vado a costruire la mia f di a e b, cioè la funzione di verosimiglianza. Ad f di a e b sostituisco la mia espressione che ho appena ottenuto della distribuzione di probabilità. Non c'è trucco, non c'è inganno, se può sembrare molto complicato, ma al posto di px con i, che io ho messo punto e virgola a e b, ma invece è barra a e b, sostituisco questa espressione e ottengo quest'altra espressione. Bene, adesso prendo il logaritmo e ottengo la log verosimiglianza. Non è necessario che comprendiate esattamente in questo momento tutti il dettaglio dei passaggi, ma quello che è importante che voi apprendiate è la logica dei passaggi, d'accordo? I passaggi nel loro aspetto minuto ve li fate a caso una volta per tutte, e magari scoprite che ho sbagliato da qualche parte e ho sbagliato da qualche parte.
Allora, prendo il logaritmo e se prendete il logaritmo esce questa espressione con la produttoria trasformata in sommatoria, dove ho applicato la regola dei logaritmi e poi ho applicato, le ho applicate sopra e le ho applicate anche sotto la regola dei logaritmi. E poi ricordando che tutto deve essere sommato su i, dove i sono le misure. Cioè qui la cosa che dovete notare è che al posto di x ho sostituito i valori x con i che contengono le misure. Prima li avevo chiamati h con i. Adesso qua ho cambiato il nome della variabile da h a x, ma è sempre la stessa cosa. Quando ho le misure, la mia probabilità non dipende più dalle misure, perché quelli lì sono numeri, non è una variabile. Faccio la derivata della logoverosimiglianza fatta rispetto ad A, e quella in alto è la prima espressione, anche qua, questa volta fatelo a casa, e quella sotto è la seconda espressione, che poi posso semplificare definendo il valore medio x quadrato che vedete sotto. Dalla seconda equazione che ne risulta si ricava b. Sostituendo b nella prima equazione si ricava a, che è un'espressione ben un po' complicata, ma non così complicata. Anche questa è un'espressione analitica definita. In generale questo tipo di quindi qui vi do una soluzione esplicita. Se io non avessi saputo trovare una soluzione esplicita qui, o se non si fosse trovato per la natura del problema una soluzione esplicita, avrei dovuto usare un metodo numerico per risolvere l'equazione. E in un caso successivo, nel caso successivo che andiamo a vedere tra 10 minuti, e otteniamo di nuovo delle equazioni non lineari. Allora dobbiamo usare uno di questi metodi che si chiamano di Newton-Raphson o metodo di Eulero della dissezione per trovare le soluzioni, in particolare i valori della x, i valori di A e B. Disperazione, metodo della dissezione. Chi si ricorda più il metodo della dissezione? Beh, il metodo della dissezione è molto, lei se lo ricorda, perché ho visto fatto così, io me lo ricordo. Ecco, la dissezione è molto semplice e ve lo illustro qui solo per ricordarvi che c'è una procedura di questo tipo qua. E naturalmente qui ho semplificato il mio problema l'ho reso unidimensionale invece che duedimensionale. Allora io ho una certa funzione, risolvere l'equazione significa trovare gli zeri di questa curva, trovare questo valore qua. Se non ho una formula che mi dice dove sta quel valore là, cosa posso fare? Mi metto e dico, beh, calcolo la funzione qui, per esempio. Ah, dico, è positiva, cavolo. Poi dico, beh, adesso mi sposto un po', calcolo un altro valore. E la faccio breve, ma questa è l'operazione più difficile. Calcolo un valore di qua e dico, ah, valore negativo. Bene, c'è un teorema che mi dice, se la funzione in mezzo è continua, allora lo zero sta in mezzo a questi due valori qua. Il problema è fare questa operazione che si chiama bracketing, perché prima di solito il primo valore, il secondo valore lo metto di qua, poi magari lo metto di qua, quindi prima di imbragare, di chiudere il mio valore zero nel posto, cioè tra due valori, ci metto un po' e in quel caso devo andare un po' per tentativi. Però quando ho
una funzione continua e il valore se lo 0 sta in mezzo, sono fatto. Magari vedo qui, qui è 10 e qui è 10,00001. Beh, va bene, ho già trovato la soluzione, è 10 con un margine di errore di 0,001. Se invece questo è 10 e questo è 100, magari posso dire, beh, cerchiamo una soluzione un po' migliore. Beh, allora dice, beh, prendiamo la A più B mezzi, cioè qui. Calcolo il valore in questa funzione, dico, ah, questo valore è negativo, bene, sono fortunato. Allora, la soluzione comprende fra questo valore e quest'altro valore. Di mezzo di nuovo, questo valore, questo è negativo, questo è positivo, e va, mi avvicino sempre di più al valore cercato. Quando la differenza tra i due valori che ho è sufficientemente piccola e io mi ritengo soddisfatto, e dopo potrei anche raccontarvi una barzelletta sconcia su questo, ma mi ritengo soddisfatto, ho trovato la mia soluzione. Questo è il metodo di Euler. Il metodo di Newton-Raphson invece ha a che fare con l'approssimazione della curva non lineare con una retta. Se io per esempio ho questa soluzione, dico, beh, la soluzione potrebbe stare qua, che cosa faccio? L'approssimo con una retta e dico, ma il primo tentativo di soluzione è questo punto qua. Non viene tanto bene perché io ricalcolo la funzione a questo punto e vedo che è negativa. Beh, allora riapplico il metodo di Newton-Raphson, mi riporto qua, positiva, di nuovo, e al terzo colpo converge. Sono stato abbastanza fortunato perché in tre colpi sono andato sulla soluzione. I metodi numerici di questo tipo hanno un difetto. I metodi numerici di questo tipo hanno un difetto perché trovano una sola soluzione, mentre magari il sistema non lineare ha molte soluzioni. Voi siete fortunati, nel senso che poi quando noi andremo a calcolare queste cose, troverete questi programmi già fatti e vi basterà non sbagliare a mettere dentro i valori nell'argomento delle funzioni che fanno già queste operazioni. Però dannazione, io quando l'ho fatto più di 30 anni fa per la prima volta me lo sono dovuto programmare dai cima in fondo, e quindi ritenetevi fortunati. Non è vero che c'è un progresso, cioè siamo andati avanti, diciamo. Facciamo una pausa.